Bentrovati, nuovo appuntamento con Handball Mania. Un saluto a Matteo Aldamonte. Ciao Matteo. Ciao a tutti. E allora, siamo praticamente alla vigilia, mancano poche ore alla big match del massimo campionato maschile, Serie A Beretta, il derby pugliese, il super derby tra Fasano e Conversano. È in palio una prima posizione in classifica generale ed anche probabilmente la pole position nei playoff scudetto, Matteo. E ci si è arrivati nel modo migliore possibile, perché entrambe sono appaiate a 38 punti, hanno un percorso praticamente identico davvero, come numero di vittorie, come numero di sconfitte, come numero di pareggi, anche come numero quasi di gol fatti e subiti. È stato un turno interlocutorio, lo avevamo detto, quello che hanno giocato nel precedente fine settimana, non tanto per il Fasano, per la verità, che ha rischiato un pochettino a Cassano Magnago, poi nel secondo tempo è riuscita a sbrogliare un pochettino la situazione. Più facile invece la situazione per Conversano, salvezza per Trieste, insomma. Davvero... Servito soprattutto il turno che abbiamo appena archiviato per definire la griglia playoff, no? Perché ormai è pressano. Perché le prime quattro sono, esatto, sono definite. È un po' fuori gioco. Adesso sì, la griglia va definita, certo, nei suoi piazzamenti, naturalmente. E anche per quanto riguarda il terzo posto, Sassari ha una partita in più da giocare rispetto a Bressanone. A proposito, Fasano dopo il derby ha anche Bressanone da affrontare. Vediamo il servizio e facciamo il punto. Le quattro pretendenti per lo scudetto a due sole giornate dal termine, ora le abbiamo. Conversano, Junior Fasano, Bressanone e Raimond Sassari sono le semifinaliste che giocheranno i playoff della Serie A Beretta. Con quale ordine, con quali incroci, con quali sfide è ancora tutto però da definire. Il massimo campionato maschile si prepara a 120 minuti che saranno un po' una partita a scacchi, strategia, schermaglie prima del vero scontro, ma anche un po' desiderio di mostrare la propria supremazia. In una parola, derby. Perché inutile girarci troppo attorno, sabato prossimo Fasano e Conversano daranno vita alla partita più attesa della regular season. Entrambe prime, entrambe a 38 punti e con un percorso identico fatto di 18 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. I biancoazzurri, nelle cui fila rimane l'incognita Gabriel De Santis, giocano in casa ma devono fare i conti coi fantasmi delle due sconfitte stagionali maturate fin qui contro i campioni d'Italia all'andata alla Pala San Giacomo e precedente, emotivamente ancor più pesante, nella semifinale di Coppa Italia giocata a febbraio. Chi vince sabato mette virtualmente le mani sul primo posto, tassello prezioso per la dei playoff col vantaggio di gara 2 ed eventuale gara 3 davanti al proprio pubblico. Chance nitida di sorpasso al terzo posto per Sassari, chiamata a fare bottino pieno in Sicilia contro la Team Network Arbatro per staccare Bressanone, fermata intanto dal turno di riposo imposto dal calendario. In coda il pari ottenuto a Carpi ha permesso a Trieste di conquistare l'aritmetica salvezza, certezza dei playout dunque per Appiano, che vanifica così l'ottimo girone di andata disputato. Gli altoatesini adesso devono difendere quantomeno la decima piazza, sinonimo di una serie sulla carta più favorevole agli spareggi di fine anno. Occhio allora all'assalto disperato di Carpi, distante 3 lunghezze e ospite di un Bressano in caduta libera. E allora, per approfondire i temi caldissimi del turno che ci attende nel prossimo fine settimana, uno specialista in temi di playoff e di derby, Riccardo Stabilini, che salutiamo e ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Ciao Riccardo. Buon pomeriggio, ciao Marcello, ciao Matteo. Ecco, peraltro ex, no? Perché hai giocato a Conversano, stagioni anche importanti, ora sei a Fasano. Che aria si respira a Fasano? Aria di grande appuntamento, no? Perché inevitabilmente quello di sabato è un grande appuntamento, non soltanto per Fasano, ma per l'intera Serie A Beretta. Sì, sicuramente sabato è una partita che entrambe le squadre, credo che sia già qualche settimana che mentalmente pianifichiamo, oltre che essere la partita, credo, di cartello e la partita che deciderà anche probabilmente chi sarà prima alla fine della regular season, è un derby, come avete già anticipato, e qua a Fasano, come ricordo benissimo nei miei 2 anni splendidi a Conversano, è una partita veramente sentita, a prescindere da quella che è la posta in palio, in questo caso ci si gioca anche tantissimo, quindi posso solamente immaginare il clima e l'ambiente che ci sarà al palazzetto sabato pomeriggio. Riccardo, io ho sentito l'intervista di Francesco Ancona, il vostro allenatore, nel post gara dopo Cassano Magnago, nella quale ha inevitabilmente fatto riferimento ai due precedenti in stagione, soprattutto a uno che hai vissuto anche tu, quello della semifinale di Coppa Italia.
che un pochettino forse pesa da un punto di vista psicologico, anzi lo chiedo a te, pesa da un punto di vista mentale il fatto di aver perso le prime due partite in stagione contro Conversano, soprattutto in Coppa Italia poi in quella maniera? Ma io credo che non pesi, magari all'inizio dopo aver subito quella brutta sconfitta potevamo accusarla. E credo che adesso noi non ci stiamo pensando più, siamo concentratissimi su quello che ci aspetta. È inutile stare a rimuginare, a pensare a come è andata. Era una partita secca, poteva andare in tutti i modi. Noi sicuramente non siamo stati all'altezza loro, però penso che sabato verranno qua sicuramente loro carichissimi, anche senza assolutamente pensare, anche conoscendo abbastanza bene Tara, cercherà di non far pensare al gruppo a quella che è stata la partita di semifinale, per cercare di farli tenere con la tensione sempre al massimo. E noi sinceramente, io personalmente, non ci stiamo pensando, vogliamo semplicemente partita per partita. Ora giochiamo questa col Conversano, vediamo come andrà e poi cerchiamo di concludere al meglio la regular season. Anche perché c'è da aggiungere che è vero che ci sono due precedenti negativi tra Fasano e Conversano, ma va anche detto che questa però è la prima partita che l'Acque Sapone Junior Fasano può giocare tra le mura amiche, e credo cambi tanto, no? Perché dopo aver giocato a Conversano e campo neutro a Lignano Sabbiadoro, ora tocca a voi ospitare il Conversano, e non è una differenza sottile. Assolutamente, Marcello, purtroppo nella partita di andata a Conversano io non c'ero, e come so, come mi hanno raccontato, poi avendo visto anche il video, l'atmosfera era fantastica al palazzetto. Noi cercheremo di replicarlo, sono sicuro che il nostro pubblico risponderà estremamente presente e sarà caldissimo. È importante, importantissimo per noi il calore del pubblico e ciò che ci può dare quella spinta in più. Chiaramente, primo posto che insomma non è una questione banale, no? Perché poi i playoff si preannunciano i più equilibrati sicuramente degli ultimi anni, e già su questo ti chiedo un primo parere. E poi primato vuol dire, no, avere il vantaggio sia di gara 2 che dell'eventuale bella in casa. Non è un primo posto da poco quello che vi giocate? No, hai ragione, è un primo posto importantissimo, però noi per adesso siamo contenti di essere sicuramente tra le prime due, e ciò ci permette eventualmente di giocare anche la bella in semifinale, anche perché prima c'è da giocare una semifinale, certo, che sarà durissima a prescindere contro chi sarà, Sassari o Bressanone. E come ho detto, ragioniamo partita per partita, vediamo come andrà sabato, e poi dopo abbiamo anche l'ultima di regular season a Bressanone e sarà un'altra battaglia. Quindi intanto credo che sia importante aver raggiunto l'obiettivo minimo delle prime due posizioni per giocare appunto la semifinale. Ovviamente nel caso in cui si arrivasse primi, poi dopo anche nella finale si avrebbe fattore campo nelle ultime due partite. E invece per quanto riguarda la prima cosa che mi avevi chiesto, diciamo non tanto un mini pronostico, però quello che penso a riguardo è: io credo che noi come Junior Fasano ci stiamo allenando bene, dobbiamo stare tranquilli, fare il nostro, pensare a noi. È il Conversano che viene da 3 titoli su 3 l'anno scorso, ha la squadra più completa della Serie A, possono, credo, solamente perdere qualcosa loro da quest'anno, da quest'annata. È la sfortuna di avere uno squadrone con 2 giocatori per squadra, e non lo sto dicendo per scaricare, diciamo, responsabilità e tensione. È un pronostico che anche all'inizio anno avevo fatto, previsto. Poi il fatto che comunque la formula di quest'anno ti potesse permettere, non dico di perdere un paio di partite, però di essere un po' più tranquillo a inizio anno, di poter lavorare su quelle che è l'intesa nella squadra per poi arrivare ai playoff in forma, che è quello che fondamentalmente è successo a Conversano e Brixen, che nell'ultimo periodo sono andate veramente fortissimo. E penso che Conversano abbia ancora qualcosa in più delle altre 3 squadre, ma noi siamo carichissimi e vogliamo far cambiare a tutti idea. Ecco, hai parlato di obiettivo minimo, no? Entrare nelle prime 2 posizioni, ma questa dal punto di vista giornalistico è quasi una scoperta, perché ad inizio stagione, Riccardo, per quanto tu non facessi ancora parte
della squadra allenata da Francesco Ancona, la Junior Fasano non veniva considerata una pretendente o tra le principali pretendenti al titolo o quantomeno alle primissime posizioni. È cambiato qualcosa? Non mi dire il tuo arrivo o soltanto il tuo arrivo, credo che sia cambiato qualcosa rispetto ai programmi iniziali, proprio nella mentalità del gruppo che ha preso probabilmente maggiore coscienza anche delle sue potenzialità, delle sue possibilità. Credo che il percorso di crescita alla Junior Fasano fosse già iniziato l'anno scorso, con una lunghissima serie di vittorie nel finale di stagione che li aveva riportati dai meandri della, diciamo, della bassa media classifica, fino ad arrivare al secondo posto a pari merito con col Sassari. E per cui credo che fosse un periodo di crescita che era già iniziato l'anno scorso. A me dispiace che tante dette ai lavori non avessero previsto il Fasano tra le prime posizioni. Io, se devo essere sincero, fin dall'inizio pensavo anche nelle dichiarazioni, potesse stare tra le prime. Anche nelle dichiarazioni di Ancona, insomma, c'era un low profile abbastanza spinto, cioè non si parlava in maniera esplicita. Giustamente a mio avviso. Credo che la società a inizio anno non sia partita con nessun tipo di obiettivo particolarmente alto. Senza proclami, o di vittoria, esatto, senza dover proclamare una vittoria. Si è lavorato con i giocatori che erano a disposizione e poi dopo i risultati sono venuti fuori. Man mano che i mesi e le partite passavano, si prendeva coscienza di quelle che erano le aspettative in generale. Sono contento del periodo positivo che avevano svolto prima che io arrivassi. Diciamo. Assolutamente, hanno preparato il terreno. Ecco Matteo, prossimo turno non c'è soltanto Fasano con Versano, perché come dicevamo c'è ancora qualche posizione, qualche X da sistemare sulla griglia. Sì, vediamo in grafica il prossimo turno, dicevamo di una classifica che ha definito anche le quattro squadre che giocheranno i play-out, anche lì il posizionamento di Appiano in questo momento, che è il migliore possibile chiaramente per giocarsi i play-out, per giocarsi la salvezza, perché anche in quel caso Appiano in questo momento avrebbe la garanzia di gara 2 e gara 3 in casa, sia in semifinale play-out che in finale, è in ballo perché il Carpi può ancora avvicinarsi. Occhio allora ad Appiano Trieste, soprattutto per quello che riguarda Appiano, perché Trieste in questo momento ha festeggiato la salvezza aritmetica. C'è Bolzano Secchia Rubiera, Pressano Carpi, e Carpi può andare a fare punti al Palavis per un Pressano che è in un momento di flessione abbastanza evidente. E senza grandi stimoli e impellenze di classifica. Perché ha salutato a questo punto definitivamente in maniera aritmetica i playoff. Merano Cassano Magnago, due squadre senza particolari richieste da fare alla graduatoria. Albatro Siracusa allo stesso modo, giocherà i playout e partirà dall'ultima piazza contro la Raimond Sassari. Sassari in questo caso invece deve vincere, e poi c'è il derby Fasano con Versano che è il gran finale. Tutte le partite sono in contemporanea alle ore 17. Assolutamente sì. Apriamo una parentesi, Riccardo resta in nostra compagnia perché prosegue il percorso di crescita del Campus Italia. Proprio settimana scorsa il presidente FGH Pasquale Loria ha fatto visita ai ragazzi del Campus, squadra allenata, guidata da Francesco Maione con il direttore tecnico delle squadre nazionali Riccardo Trillini. Ascoltiamo l'intervista realizzata con il presidente FGH Pasquale Loria, che fa proprio il punto sulla situazione del Campus Italia. Campus Italia che sta per concludersi in questa prima annata, perché mancano due sole giornate, ma poi soprattutto è propedeutico per quello che avverrà in estate, ne ha parlato proprio lei poc'anzi, insomma, dei campionati europei di categoria. Formazione gruppo costruito e formato proprio con questo obiettivo di poter competere, insomma, in questa manifestazione. Sì, diciamo che la partecipazione al campionato di Serie A2 è un modo per far crescere questi ragazzi e per dargli un impegno settimanale. Il vero obiettivo è quello di formare nel biennio una generazione di giocatori con un profilo tecnico medio-alto e soprattutto con una formazione, diciamo, finalizzata alla professionalità e quindi a diventare potenzialmente dei giocatori professionisti.
È chiaro che i risultati li andremo a misurare soprattutto sulle competizioni europee, non solo i ragazzi del Campus Italia parteciperanno a questi campionati europei di categoria ad agosto, ma ci saranno anche altri selezionati che non fanno parte del Campus Italia. La struttura di base sarà quella della squadra federale e chiaramente in questa occasione ci aspettiamo di vedere a che punto è questo progetto. Ovviamente. Riccardo, hai parlato con tuo ex compagno di squadra Pasquale Maione, insomma hai avuto modo di confrontarti, di capire un po', carpire qualche segreto del Campus Italia? Avresti pagato di tasca tua, no? Per far parte di quel gruppo, non soltanto per la carta d'identità, che sarebbe stata decisamente più leggera. Mi hai tolto le parole di bocca. No, ho la fortuna di sentirmi con Maio abbastanza spesso, sono molto vicino a lui, mi fa super piacere che abbia colto questa opportunità e credo che non ci fosse una persona migliore di lui per questo progetto. Sì, li invidio tantissimo i ragazzi, è un'idea, un progetto fantastico, sono contentissimo che la federazione l'abbia messo in atto e credo che cresceranno giocatori di pallamano e uomini, perché è una bellissima esperienza per loro, scolastica, pallamanistica, sportiva, di gestione personale, è proprio fatta per bene, sono contento. La struttura poi di Chieti è fantastica, la conosco benissimo per gli stage con la nazionale, quindi sono sicurissimo che anche le strutture siano adeguate a quello che è il progetto. Vedremo quest'estate, infatti. Spero che facciano bene. La speranza è che ai prossimi europei di categoria, insomma, gli azzurri possano regalarci grandi emozioni, chissà anche qualche gol, come ad esempio quello che ha fatto il giro del web, realizzato, regalato al movimento della pallamano da Tommaso De Angelis. Il contenuto della settimana, quasi senza dubbio. Ti è dispiaciuto non poterlo raccontare? No, non quasi quasi, mi è dispiaciuto, ho invidiato tantissimo Andrea De Aloisio che ha avuto la possibilità, peraltro ha realizzato lui l'intervista al presidente Loria. Perché è stato un gol veramente incredibile, io direi che vediamolo, perché raccontarlo è quasi superfluo, vediamolo nella clip. Palla recuperata, può ripartire quindi subito il Campus, troppo in profondità, mamma mia, mamma mia, mamma mia che gol di De Angelis, tutti in piedi signori per questo gol, 26-26, mamma mia. Che ci dici, Riccardo? Gollazzo. E tra l'altro è importantissimo, perché se non mi sbaglio si stava per concludere la gara, era un gol fondamentale per tenere accese le speranze, quindi oltre che bello anche importante. E la cosa che mi è piaciuta più di tutte, se devo proprio commentarlo tecnicamente, più che il gesto atletico dietro la schiena, la presa a una mano al volo è bellissimo. Sì, veramente un gesto tecnico. Quella è la cosa che... proprio fantastico, tecnico, bravo, atletico, di tutto, grandissimo tutto, al 59esimo dopo aver giocato per 59 minuti attacco e difesa, poi ci ha fatto fare anche 1 milione di visualizzazioni insomma sui social, perché è stato ricondiviso dappertutto, tra l'altro anche sugli account ufficiali di Sky Sport, quindi per un ragazzo di una nazionale giovanile non è esattamente una cosa usuale, un ragazzo di 17 anni. Insomma, speriamo che ne faccia altri, anche meno belli, ma importanti. Esatto, anche il gol non è usuale, quindi credo che sia meritatissimo e giusto anche l'esito che ha avuto sui social. Tommaso, che chiaramente fa parte, come insomma tutti quanti sanno, della Campus Italia, della squadra che è protagonista di una miniserie che anche da questo punto di vista sta raccogliendo molti consensi e molti like. Esatto, con la quale stiamo raccontando... Che è la regola ormai imperante. Sì, sì, indubbiamente. Senza like... non si cantano messe. Con la quale stiamo raccontando un po' le emozioni, le sensazioni di questi ragazzi giovanissimi che hanno, insomma, si sono tutti trasferiti a Chieti, lo ricordiamo. Il mio sogno è il titolo della terza puntata Campus Italia, la serie. Vediamo una piccola anticipazione. Giocheremo i prossimi europei.
gli europei. Se me lo avessero chiesto, non so, 2 anni fa, non l'avrei mai nemmeno immaginato. Sì, qui al campus stiamo già vivendo un sogno. E forse a volte fa anche un po' paura, perché sai di dover essere sempre all'altezza, sempre concentrato. Sai che a questa cosa stai dedicando giorni interi, allenamenti ogni giorno. Sai che questo vuol dire stare lontano da casa, dalla tua famiglia e dai tuoi amici. Però è un sogno e io lo voglio vivere appieno. Lo voglio inseguire con tutto me stesso. E sono sicuro che questo valga per me e per tutti i miei compagni qui al campus Italia. In fondo, se uno i propri sogni non li insegue, a cosa servono? Bravissimo, bravissimo anche insomma nell'interpretazione, no? Della, oltre che nelle cose, nei concetti espressi. Bravissimo Jacopo Cioni, e, insomma, no, è stato veramente bravo perché non era facile. Poi assolutamente. Le puntate... Non viene richiesto a questi ragazzi di saper fare, di saper fare questa parte. Di saper interpretare insomma questa parte. Possiamo vedere anche in grafica dove è possibile trovare la serie dedicata al Campus Italia, è possibile farlo ovviamente su tutti i canali ufficiali della Federazione Italiana Gioco Handball, quindi su Instagram, su Facebook, eccoci qua, in particolare sull'account Instagram dove troviamo il target più vicino a questi ragazzi, quindi è bello anche poi trovare dei commenti di ragazzi ancora più giovani che dicono anch'io vorrei arrivare al Campus Italia, perché poi il senso di questa serie è proprio quello, far vedere che cosa c'è a Chieti, non solo a chi come Riccardo avrebbe voluto starci, ma a chi potrà esserci poi un domani. Assolutamente sì. Riccardo, stai seguendo questa serie? Sì, la sto seguendo. Se non sapessi che Cioni gioca a pallamano, avrei pensato fosse un attore. Bravo, sì. Proprio bravo. Molto, molto bravo. Bene, noi ci auguriamo da Cioni, auspichiamo cose importanti, soprattutto nel 40x20, perché è lì che questi azzurri poi dovranno regalare grandi soddisfazioni di carattere tecnico all'intero movimento. Grazie Riccardo, grazie per essere stato in nostra compagnia. In bocca al lupo per il derby. Crepi il lupo, grazie, sempre un piacere essere qua a parlare di pallamano. Grazie, il piacere è nostro. Ciao, appuntamento alla prossima. Ecco, chiudiamo questa prima parte facendo un ride in campo internazionale. Allora, Coppa di Germania assegnata al Kiel, diciamo, pronostico rispettato, ma continua però da questo punto di vista la programmazione della Bundesliga. Esattamente, vediamo anche in questo caso una clip che abbiamo preparato. Abbiamo scelto di parlare della Coppa di Germania non solo perché l'abbiamo trasmessa su Eleven Sports la settimana scorsa, ma perché è stato questo evento qui, era il ritorno al 100% di capienza in campo neutro, perché si giocava ad Amburgo e nessuna delle quattro squadre era l'Amburgo, c'erano 13.800 spettatori, quindi davvero una atmosfera incredibile. Il Kiel ha battuto il Magdeburg, che peraltro la precede in classifica, perché il Magdeburg è la squadra in vetta alla classifica della Bundesliga. Questa era l'atmosfera. I due giocatori migliori in campo sono stati uno, Sander Sagosen, che è stato il miglior marcatore sia della semifinale che della finale, ma l'altro, manco a dirlo, è stato Niklas Landin, che quando ha deciso poi di vincere la partita ha vinto la Coppa di Germania. Per la 12ª volta il Kiel vince la Coppa. Il Magdeburg adesso dovrà riprendersi e affronta la squadra che divide il secondo posto con il Kiel. Domenica, 1° maggio, a partire dalle ore 14, c'è la partita contro il Fuchs Berlino, sempre in diretta su Eleven Sports. La Bundesliga sta arrivando nella fase calda, quindi adesso c'è veramente da divertirsi. E allora, tutti i campionati, tutti i massimi campionati sono ormai arrivati, sono alle porte la fase calda, quella che poi deciderà le sorti della stagione, cominciata già un bel po' di tempo fa. Succederà anche nel massimo campionato femminile e ce ne occuperemo subito dopo alcuni comunicati della regia. Il grande tennis torna al Foro Italico in uno scenario di festa, tradizione e normalità. Arrivano gli internazionali BNL d'Italia. Al via, come ogni anno, i più grandi campioni e le più grandi campionesse del mondo, con la compagine italiana che non è mai stata così competitiva. Vieni a tifare per gli azzurri. Acquista i biglietti sul sito internazionalibnlditalia.com.
Scaldano i motori le quattro squadre che prenderanno parte, le quattro squadre della Serie A Beretta Femminile che prenderanno parte ai playoff scudetto. C'è ancora un weekend di riposo anche per dar spazio al main round del campionato fotovoltaico semplice Youth League Under 20 e poi da mercoledì il via ai playoff scudetto, Matteo. Pontinia, Brixen su Tirol e Mestrino Iomi Salerno, si parte il 4, si parte in turno infrasettimanale, ma anche i playout per la verità sono confermati come nella passata stagione con la formula molto compressa, si gioca tra mercoledì, sabato e domenica, in modo particolare per le semifinali, domenica solo in caso di eventuale gara 3 naturalmente, vediamo il servizio. Mercoledì 4 maggio è la data cerchiata in rosso sul calendario per l'inizio di playoff e playout, la entusiasmante coda della Serie A Beretta femminile e caccia aperta al 52esimo tricolore nella storia della pallamano in rosa. A contenderlo chi come Salerno e Brixen su Tirol ha già provato a più riprese il brivido del successo sulla propria pelle, ma anche chi come Cassa Rurale Pontinia e Alipest Espresso Mestrino di titoli in bacheca almeno a livello seniores non ne ha ancora collezionati. La prima parte della stagione, questo va detto, ha evidenziato uno stacco abbastanza evidente in termini di punti fra le prime due della classifica e il resto del gruppo. Salerno, che ha chiuso in seconda posizione, ha staccato di 6 lunghezze le mestrinesi in terza piazza e di 8 le laziali. Il divario fra primo e quarto posto è di 11 punti. Gli abbinamenti previsti dalla formula vedranno Bressanone 20 vittorie in 22 partite opposta a Pontinia. Per la squadra del duo Nasta Bellotti è il primo playoff di sempre dopo il terzo posto in Coppa Italia. I tre precedenti stagionali, che comprendono anche la semifinale alle finals di Salso Maggiore, hanno sempre visto il successo di Babbo e compagne, ma mai con oltre 3 reti di scarto. Più articolata la storia di Salerno Mestrino, al più 12 con cui le campane detentrici dello scudetto hanno vinto in Coppa Italia fa da contraltare il 27-26 attraverso il quale solo una settimana dopo, a febbraio, le Venete si erano imposte alla Palalissaro in regular season. Insomma, il fattore campo può incidere e per le Venete quasi tutto passa da gara 1. Parallelamente sempre il 4 maggio via anche alla lotta a salvezza. Qui però sarà il recupero fra Erice e Cassano Magnago a decidere l'ultima formazione obbligata a lottare nei playout. Vincendo le trapanesi riuscirebbero a scavalcare Padova e ad evitare la lotteria finale. Ma le cassanesi, che sanno già di essere fra le ultime 4, possono ambire al colpaccio per migliorare la loro serie e guadagnare seconda e terza gara al TAC. Dunque una coda ancora di regular season questa sera, partita peraltro poi decisiva, quella che decreterà la quarta squadra che prenderà parte ai playout salvezza. Vediamo in grafica, Matteo, anche insomma il quadro completo dei playoff e dei playout. Sì, soprattutto dei playoff, perché sì, naturalmente i playout aspettano quest'ultima squadra, una tra Erice e Cellini Padova. Si parte, come detto, il 4 maggio con Cassa Rurale Pontina, Brixen su Tirol e Alibes Espresso Mestrino, Iomi Salerno, e poi è tutto molto molto ravvicinato perché mercoledì c'è gara 1, ma direttamente sabato si gioca gara 2 e poi in caso di necessità di giocare la bella si resta sullo stesso campo dove si è giocata la bella perché c'è gara 3 immediatamente il giorno dopo. Tutto compresso, tutto in poche ore, tutto estremamente spettacolare e anche tutto, per quanto visto nel corso della stagione, abbastanza aperto. Poi vedremo all'opera diverse giocatrici che hanno fatto parte, hanno partecipato al doppio impegno internazionale della nazionale femminile allenata da Beppe Tedesco, esordio di Beppe Tedesco sulla panchina della formazione femminile, una gara ufficiale, anzi in due gare ufficiali. Sì, serviva partire col piede giusto, il Lussemburgo si è rivelata anche l'avversaria giusta, no? Per certo, un inizio non eccessivamente strong, diciamo così, due vittorie agevoli a Dudelange, più 12, 25-13 nella prima partita, diciamo, e 33-23 nella gara successiva. In entrambe le partite non c'erano né Angela Cappellaro, che non è partita con il gruppo per un infortunio, né Ilara Dalla Costa, che a causa dei sintomi influenzali non è mai scesa in campo. Nella seconda partita invece, diciamo che in generale è andata bene, miglior marcatrice complessiva invece delle due gare è stata Squiziato. E allora, questo è il focus sulla nazionale femminile. Nello staff azzurro anche Elena Barani, che rivedremo all'opera nelle sue vesti di allenatore ufficiale e di trainer della Dossobuono, della Vemplas Dossobuono, nei playoff promozione che scatteranno settimana prossima in contemporanea ai playoff scudetto a Chieti, casa della pallamano, la Final Eight, che dovrà decidere due squadre promosse in Serie A Beretta.
Vediamo la grafica, i gironi erano già definiti in virtù dei piazzamenti delle otto squadre appunto al termine della regular season, quindi Vemplas, Dossobuono, Scenna, Tusce Prato e Aretusa per quanto riguarda il girone A. Il girone B invece comprende la Leonessa Brescia, Brunico, Chiaravalle e il Teramo. Cinque squadre di otto avevano già giocato i playoff promozione lo scorso anno. C'è qualche novità, la sorpresa indubbiamente il Chiaravalle, che è la squadra che si è qualificata battendo il Marconi Jumpers proprio all'ultima giornata. È stato definito anche il calendario, si gioca come detto dal 4 all'8 maggio, le prime tre giornate sono dedicate alla fase preliminare, al preliminary round, poi le semifinali che sono il vero acme, esatto, diciamo, della manifestazione, perché servono a decidere le due promosse. La Coppa Italia di Serie A 2 viene assegnata nella finale nella mattina dell'8 maggio, possiamo già anticipare che tutte le partite saranno trasmesse in diretta sui canali della Federazione da Chieti. E dunque sicuramente gran battaglia, grande spettacolo, grandi emozioni, otto squadre che proveranno insomma a raggiungere un obiettivo, quello della promozione in A1. Capiremo poi da questo lotto, da questa roulette russa dei playoff promozione, chi verrà fuori in maniera vincente. Sempre Chieti, e passando nuovamente dai club alle selezioni azzurre, Chieti ha ospitato la nuova nazionale femminile, quella under 17, quella che in pratica sta cominciando a muovere i suoi primi passi, poi la vedremo all'opera nell'MHC, solito percorso, un gruppo considerevole, una vera e propria selezione allargata, e toccherà ancora a Liliana Evaci sgrezzare e svezzare i giovani talenti, le giovani talenti azzurre. Esatto, erano 46 ragazze provenienti da tutta Italia, come hai detto, una vera e propria selezione dalla quale poi si arriverà a comporre il gruppo, l'ossatura di base della nazionale. Ne stiamo vedendo anche alcuni scatti che abbiamo pubblicato sui canali social della federazione, e il debutto poi, a parte naturalmente il campionato mediterraneo che è un po' una tappa intermedia, è legato soprattutto ai campionati europei di seconda categoria che andranno in scena nell'estate del 2023, dove l'Italia dovrà provare a centrare il salto di categoria per il biennio successivo. E peraltro raccolgono un'eredità pesante, no? Quella delle primule che sono cresciute fino poi a sbocciare in maniera definitiva l'anno passato, la scorsa estate a Chieti, dove ricordiamo trionfarono nel Championship in finale contro la Lituania. È tutto Matteo per questo appuntamento di Enormania. Abbiamo parlato sia delle squadre di club, visto che siamo entrati ormai nella fase calda della stagione con i playoff a tutti i livelli, perché poi parleremo anche dei playoff promozione della Serie A2 maschile che scatteranno tra qualche settimana, si comincia a parlare di titolo, di scudetto, insomma siamo entrati nella fase calda e noi come sempre saremo qui a raccontarvelo. Assolutamente sì, non vediamo l'ora. Grazie a Matteo Aldamonte, Sabrina Alessio al coordinamento, noi ci ritroviamo giovedì prossimo, arrivederci.